Cordiale buonasera amici di Radio Siena TV, ben ritrovati, buon anno intanto e benvenuti a questa prima puntata del 2018 con Basket Forum. Colgo l'occasione anche per salutare i nostri tecnici, la nostra regia che ovviamente ci fa accenno con la mano, sempre presente, e con loro abbiamo preparato ovviamente anche la puntata di questa sera, ricca come al solito di ospiti, ospiti importanti, non da meno ovviamente questa sera, anzi questa sera direi non plus ultra. Alla mia sinistra iniziamo con Maurizio Tozzi, coach della Sorana Pulizie Virtus Siena, primo in classifica, e quindi complimenti Maurizio. E accanto a lui il nostro Daniele Sandri, che non ha bisogno di presentazioni. Ringraziamo ovviamente anche la Mezzana, la società, grazie Daniele di essere con noi. E accanto a me, coach per Francesco Binella, allenatore della Vismederi Costone Siena, lo vediamo qui dalla tuta. Questa è nuova, questa tuta. Sì. Ecco, l'altra volta non ce l'avevi. No. Perfetto, quindi sono attrezzato. Ti sei attrezzato. Allora, parleremo ovviamente di tante cose. La scorsa giornata, la quindicesima per quanto riguarda il campionato di Serie A2, si è giocata, e andiamo subito a vedere quelli che sono stati i risultati. Purtroppo la sconfitta della Soundreef Mezzana Siena a Tortona ha segnato un'altra battuta d'arresto. Questi sono i risultati: Trapani Cagliari 78-84, Casale Monferrato Scafati 95-74, Napoli Reggio Calabria 64-74, Virtus Roma Latina 79-77, Rieti Legnano 72-91, Treviglio Biella 79-72, Agrigento Eurobasket Roma 40-78 e infine Tortona contro Soundreef Mezzana Siena 86-72. Andiamo a vedere quella che è la classifica alla quindicesima giornata, quindi al giro di boa per quanto riguarda il campionato Old Wild West girone ovest. Casale Monferrato continua la sua tabella di marcia in testa, 24 punti a 20, 3 squadre, Biella, Trapani e Tortona, a 18 Scafati e Legnano, a 16 Agrigento, Cagliari, 14 punti con Latina, Reggio Calabria e Rieti, a 12 troviamo la Soundreef Mezzana Siena, a 10 la Virtus Roma e l'Eurobasket Roma e Treviglio, chiude il fanalino di coda che è Cuore Basket Napoli con 4 punti. Allora, abbiamo detto una partita, purtroppo una sconfitta in questo 2018 da parte della Soundreef Mezzana Siena, una partita che si è lottata un po' a sprazzi, un secondo quarto soprattutto un pochino più deficitario. Parliamo subito con Daniele. Daniele, cosa è successo a Tortona? Niente, abbiamo affrontato una squadra che a livello di energia e di entusiasmo era molto carica, e questo sicuramente noi non siamo riusciti a sostenerlo, soprattutto nel secondo quarto che abbiamo preso un parziale molto importante. E è stata solamente quella questione lì a livello di energia che ci ha, diciamo, penalizzato e ha condizionato la nostra partita in trasferta a Tortona. Sicuramente una squadra molto carica, è un ambiente anche mi è sembrato di vedere carico, tifo diciamo che non si è mai fatto, presente anche la brigata, presente ovviamente come al solito anche i tifosi senesi a far sentire il proprio calore, però un ambiente come stava dicendo Daniele molto carico. Io a proposito di questo andiamo subito a vedere, ha ricostruito attraverso la Lega Nazionale Pallacanestro una clip molto simpatica su quanto avvenuto domenica, è un po' un film che riassume tutta quanta la partita di Tortona, quindi andiamo a vedere cosa è successo domenica. Tutti volevamo questa vittoria, avevamo un'opportunità storica e volevamo usarla. Sono andati in vantaggio e hanno tenuto il vantaggio per tutta la partita. Riuscire ad arginare la componente emotiva di una squadra come Tortona che è in fiducia, è in un ottimo momento di forma. La cosa che vogliamo di più è proseguire in un momento positivo, farlo davanti al nostro pubblico dopo una bella serie di vittorie in trasferta. Partita carica e purtroppo non siamo riusciti a
a sostenere l'energia che ci aveva. E questo è, per questo siamo stati, ci hanno, sono andati in vantaggio e hanno tenuto il vantaggio per tutta la partita. Il solito rammarico, perché come al solito abbiamo concesso troppe cose facili all'inizio e poi loro hanno segnato dei grossi, dei canestri importanti. E poi come al solito ci è mancato un soldino per fare la linea. Che cosa contesta i suoi giocatori in questa partita? È quello che ho detto in conferenza stampa, l'approccio mentale che poi ha condizionato anche l'approccio energetico. Nel momento in cui Tortona è riuscita a fare i primi break, cominciando a fare canestro da fuori, ci siamo sciolti, non abbiamo contrapposto una resistenza efficace, siamo stati passivi. Allora a quel punto poi dopo il break diventa importante, fuori casa quando hai 14 punti di svantaggio recuperare non è facile, su un campo del genere lo è ancora di più. Poi dopo abbiamo speso energie, ma le partite si giocano dall'inizio, non da dopo l'intervallo. Siamo stati uniti tutti insieme, anche i tifosi sono presentati in tanti, tutti volevamo questa vittoria, avevamo un'opportunità storica e volevamo usarla. È bellissimo, vi sento incredibile, perché anche all'inizio avevamo un po' di difficoltà, perché abbiamo sempre creduto e siamo riusciti a tenere tutti insieme e alla fine abbiamo portato il risultato positivo. Coach, una partita sempre condotta con un unico momento di crisi a metà del terzo quarto, dopo il vostro parziale la zona di Siena vi ha messo in difficoltà, come ne siete usciti? Io non penso che sia la zona di Siena ad averci messo in difficoltà, penso che abbiamo avuto un momento in cui forse psicologicamente ci siamo un po' rilassati, perché abbiamo fatto sì qualche brutta esecuzione, ma anche qualche brutta, non brutta, ma un po' qualche difesa un po' soft. Lì penso che la prima reazione forte sia stata mentale e quel momento in cui siamo riusciti a fare tre difese forti consecutive che ci hanno dato anche un minimo di ritmo nelle esecuzioni offensive, per cui sicuramente, come dici tu, quello è stato il momento più brutto della nostra partita, ma a vederla dopo penso sia stato il momento più significativo anche per il proseguo del nostro campionato. Bene, abbiamo visto quanto è successo domenica in un campo comunque gremito, in un campo comunque che ovviamente era un palazzo che stava evidentemente aspettando la Menzana, un po' come avviene ormai ovunque quando la Menzana gioca in trasferta. Abbiamo parlato prima con Daniele anche di motivazioni, diciamo Maurizio, le motivazioni quando ti ritrovi davanti a una squadra come la Menzana che ha comunque alle spalle una storia importante, fondamentale, credo poi è sempre forse dura, già comunque Tortona è una squadra forte, giochi con persone che sono veramente cariche e non è semplice. Sì, preso dall'enfasi del momento, del dopo partita, il giocatore addirittura si è fatto sfuggire dell'occasione storica, no? Esatto, bravo. Dunque questa la dice lunga sull'approccio che l'avversario può avere nell'affrontare Siena. Se tu fossi andato da qualsiasi tifoso di Tortona 5 anni fa a dire che avrebbe vinto contro Siena, insomma ti avrebbe preso per pazzo. Però questa è comunque una responsabilità, ora qua c'è Daniele, che però questi ragazzi devono saper gestire e prendersi carico. Io penso che giocare per una piazza come Siena possa essere fonte di pressione ma anche di orgoglio, ecco, perché senz'altro è una piazza che ha fatto la recentissima storia del basket italiano, dunque è una lama un po' a doppio taglio, dipende un po' dal momento. Io però sono sicuro che poi, se questa squadra riuscirà definitivamente a sbloccarsi, l'essere Siena può essere un'arma in più. Ho chiesto questa cosa a te non casualmente, perché comunque anche te ti ritrovi a affrontare una situazione simile, uno storico ovviamente anche da parte della Virtus, come poi del resto c'è anche per quanto riguarda il Costone, però proprio la scorsa settimana che ti sei giocato una finale di Coppa Toscana a Firenze, ho visto alcuni servizi, si continua a parlare, sì, battere Siena, quindi sì. Si parla di Siena cestistica poi alla fine. Sì, no, poi per quello senz'altro, Siena è
comunque patria di basket, e questo ci viene riconosciuto in tutta Italia e anche in regione quando andiamo nei nostri campionati a livello regionale. Per quanto mi riguarda, io quando ho preso l'incarico, per fare una piccola similitudine, sapevo di prendere una squadra che aveva fatto grandissime cose negli ultimi 4-5 anni, era stata allenata benissimo dai miei predecessori e dunque diciamo in forma molto minore rispetto a chi lo fa ovviamente di professione, vivo, no, lo stress dell'essere atteso dall'avversario. Io, come dico ai miei ragazzi, oltre a essere più bravi bisogna dimostrare di essere più forti. Assolutamente, assolutamente. Pier Francesco, torniamo sulla partita. Una zona, Coach Panza ha detto che non ha messo in difficoltà, onestamente invece sembrava proprio un momento in cui Tortona avesse molta difficoltà a attaccare questa zona. Al di là di questo, qui abbiamo visto ancora un contropiede di Daniele, se non erro, non è facile a prescindere in questo campionato andare a vincere in campi esterni. No, poi è una squadra che veniva da un periodo molto positivo e questo influisce anche molto su quella che può essere la difficoltà della partita, un palazzetto pieno, però questo vale per tutti, ad ogni livello, ad ogni condizione, in proporzione a quello che può essere il tipo di approccio, di obiettivo che ti sei prefissato. È chiaro che se guardi i parziali della partita, come guardavamo prima, alla fine il primo tempo con una piccola differenza, il secondo dove c'è una differenza più marcata, il terzo e il quarto li hai pareggiati, anche nel momento più difficile dove poi magari inizi a essere stanco in termini di energia, gli altri hanno messo un po' più di te ma tieni duro e ci rimani, però non basta perché lo devi fare per 40 minuti. Poi alla fine te la sei comunque giocata, il terzo quarto 20-20, l'ultimo quarto 22 pari, il primo quarto 19-14, ma questo secondo quarto 25-16, Daniele, che cosa è successo a tuo parere? Ma sinceramente non ho ora come ora un parere, anche perché la stavo guardando con voi adesso questa cosa qui del secondo quarto. È stato un momento dove magari loro andando dentro hanno trovato tante soluzioni e noi magari, come non siamo riusciti, sarò ripetitivo, ma non siamo riusciti a sostenere quel tipo di energia che ci avevano. Pierfrancesco, nel tuo pallacerchio, dopo poi sentiremo anche Giuseppe Nigro, hai parlato, non questa ma la scorsa settimana, anzi è un bel appellativo, hai parlato di Sandriff, non Soundriff, ma di Sandriff, con hai fatto studio specifico con uno studio specifico sul titolo, hai fatto ovviamente degli elogi anche importanti a Daniele, che è un giocatore che sta comunque rendendo molto bene in quest'annata, andando un po', è un po' quello che poi si chiedono tutti, ad analizzare nei singoli, ovviamente forse in questa prima parte, nei primi due tempi, è mancato forse a tuo parere anche un po' l'apporto di qualche singolo, ovviamente poi si va subito a ricadere su chi in questo momento ha più il faro puntato, probabilmente gli americani sono fondamentali in questo... Allora, diciamo, noi non abbiamo un obiettivo prefissato per scrivere qualcosa di tecnico, valutiamo di volta in volta col mitico direttore Nigro che cosa è il momento della stagione, che cosa ha detto la partita precedente, però cerchiamo di tenere d'occhio anche quelli che possono essere gli elementi tecnici che possono spostare un pochino l'ago della bilancia, e vedendo i numeri, analizzando un po' anche proprio i punti segnati delle ultime 5-6 gare prima di Tortona, avevamo visto che Daniele aveva avuto un impatto importante in termini proprio di punti segnati e anche come, diciamo, varietà di soluzione offensiva. Allora abbiamo deciso di scrivere un articolo cercando di sviscerare tecnicamente come viene utilizzato, come segna, come riesce a segnare, come riesce a mettere in difficoltà gli avversari. Questo perché l'ultimo mese e mezzo aveva parlato in maniera chiara del fatto che fosse il giocatore con più crescita di tutti, fermo restando il fatto che Ibaks garantisce quasi sempre un apporto di punti, ci mancherebbe altro, però
probabilmente di quelli neo arrivati, forse anche un pochino più sconosciuti ai tifosi in termini proprio più tecnici, abbiamo cercato di analizzarlo e di spiegare modestamente quello che poteva essere stato il suo modo di approcciare la gara. E abbiamo anche detto, ho detto che è diventato poi un elemento molto importante per non essere anche semplici da difendere fermando solo Ibanks in un momento in cui Turner, anche se è un momento abbastanza prolungato, produce meno di quello che tutti si aspettavano, è stata una piacevole sorpresa. Ecco, Turner forse è mancato nei primi due quarti, lo chiedo a te perché lui se no non può rispondere. Numericamente è abbastanza inspiegabile, perché credo che nel terzo quarto abbia fatto, esatto, se non vado errato, 18, esatto, credo in 8 minuti, quindi francamente riusciamo, quando si accendono comunque questi americani che sono giocatori comunque di talento, questo è inutile negarlo, sia Ibanez che Turner, però sono la squadra cambia molto, che sulla carta e per curriculum devono o dovevano, avrebbero dovuto avere impatto, e francamente la condizione di Turner è abbastanza, tanto non è una questione critica, è una questione di considerazione, è abbastanza impressionante come sia riuscito a fare 2, se non vado errato, all'intervallo e poi 18 o, esatto, o comunque un punteggio molto alto in un quarto solo, anzi cambia molto ovviamente, inutile chiederlo Daniele, quando si accendono gli americani. No, guarda, senza nessuna ombra di dubbio, alla fine sono giocatori con veramente un talento di un livello superiore e questo influisce assolutamente sulle partite che facciamo, e comunque alla fine penso personalmente che la base solida, l'anima debba e deve essere italiana, perché sinceramente è quello che secondo me piace. Se io fossi un tifoso, a me piacerebbe vedere questo tipo di cosa, un'anima nazionale, un'anima italiana. E poi dopo questi americani sono dei giocatori che possono alzarti ancora di più il livello, e facendo così, secondo me, con questo tipo di idea e con questo tipo di situazione le cose si possono far bene e possono piacere veramente a tutti e si può sostenere tutti. Maurizio, condividi l'aspetto degli americani, l'aspetto degli italiani è importante, è comunque un campionato che è condizionato inevitabilmente dagli stranieri. Questo. Sì, appunto, credo che l'impatto degli americani sia fondamentale in qualsiasi squadra. No, mi preoccupa un po' questo accendersi improvviso, no, di questo talento. Cioè io preferirei un punto di riferimento più costante durante tutta la partita da un giocatore di riferimento, perché si corre il rischio che si accenda quando ormai i buoi sono scappati dal recinto, la squadra è già in fatica oppure l'avversario ha già preso fiducia. Sì, allora a quel punto vai in striscia, metti 3 su 3, però io sono sotto di 10, sto facendo fatica, ho preso 2 falli al posto tuo, mi gira anche un po' le scatole. Assolutamente, giusto ecco, ragionamento. E dunque preferirei che tutto questo talento potesse essere distribuito in solidità durante 40 minuti. Giusta considerazione, assolutamente sì, condivido. E allora, io penso, Daniele, mi aggiungo a quello e poi al tuo articolo, tutti quanti possono vedere su Palla al Cerchio e sul blog Palla al Cerchio, abbia poi ben interpretato anche quello dello spirito senese, buttarsi sui palloni, lottare, una grinta, cioè lui si prende, come hai scritto te, l'uomo di solito è piuttosto, e questo l'hai scritto, insomma, responsabilità non da poco, però inizia a essere un gladiatore in campo. Sì, ti ripeto, e questo a Siena piace, ecco, non tirarsi indietro, poi si può perdere, però sì, si esce col sudore. Penso che, riallacciandomi al discorso di prima, una delle grosse difficoltà per un giocatore che viene a Siena sia il confronto, cioè inevitabilmente agli occhi dei tifosi e di quelli che vengono a vedere la partita, chiaramente il confronto con il passato è ancora una cosa molto viva e molto forte, perché il livello a cui ha giocato fino a pochi anni fa chiaramente è ancora impresso nella testa di tutti. Questo non vuol dire che non sia pallacanestro neanche questa, però chiaramente secondo me una delle cose da sostenere a Siena è il giudizio, perché comunque la pressione c'è da ogni parte, ma veramente
il modo carnale con cui viene vissuto l'evento della partita poi porta al giudizio, porta al fatto che il giudizio a Siena sia un giudizio molto ficcante, pungente e che va sostenuto anche quando il pallone non entra, anche quando c'è un'aspettativa importante, anche quando magari hai abituato il pubblico a vincere le partite a 100 punti e ne fai 85, non è che non è detto che sia una partita negativa, quindi una delle cose da sostenere secondo me qui è anche il livello del giudizio. Condividi questo aspetto? Pienamente, guarda, personalmente ho sentito questo tipo di pressione, ve lo dico in totale onestà, a inizio campionato sono arrivato qua con grandi aspettative anche perché io sono molto ambizioso, in una piazza che appena ho ricevuto la proposta mi è subito interessata, e arrivare qui con tutte queste aspettative, con questo tipo di cornice, io personalmente all'inizio l'ho sentita. Però è una cosa che sento anche di dire, che è una cosa che ti deve mettere alla prova. E quindi se la riesci a girare nella maniera giusta, a capire come poter andare avanti e sostenerla, è una cosa che ti fa fare un salto incredibile. Bene, noi ci fermiamo per questa prima parte di Basket Forum, ritorniamo tra pochi istanti dopo la pubblicità, per la seconda avremo ospiti in diretta e quindi parleremo ancora di tanto altro basket, a tra poco. Seconda parte di Basket Forum, con noi Maurizio Tozzi, coach della Virtus, Daniele Sandri e Pierfrancesco Binella, che ovviamente è coach del Costone. Abbiamo parlato della partita di domenica scorsa contro Tortona, abbiamo anche parlato del turno che si è giocato, la 15ª giornata. Andiamo a vedere la top 10, le 10 migliori azioni di domenica scorsa. Potevamo fare altrimenti, il 2017 erano in più Casale Monferrato. Che primo quarto della Junior, che è schiacciata da parte di Senti Marsus, fa quello che vuole. Luscano, situazione per linee perimetrali, poi decide di andare dentro, arriva lo steal di una Severe che vuole il cost to cost, schiacciata. Guaglia esce, blocco ancora per Johnson, con un casello attaccato, solo inchiodata. Lascia Evans sul posto e alla fine una stupenda schiacciata di Sorokas. In palleggio, ribalta per Mascolo, buona circolazione, Nicolic prende una bella linea di fondo e affonda anche lui la Bimane. Top 10, 10 migliori azioni nell'ultimo, ovviamente non si è sentito il commento, ma stavano mancando 2 secondi per vincere la partita e quindi Maresca e Roberts che hanno portato la vittoria per quanto riguarda Roma.
E quindi abbiamo sentito abbiamo visto le 10 migliori azioni. Andiamo a vedere quello che sarà il programma di domenica prossima per quanto riguarda la sedicesima giornata del campionato Old Wild West di Serie A2. Avremo partite ovviamente importanti, inizieremo subito sabato alle ore 18:30 con Eurobasket Roma contro Napoli e poi ancora domenica alle ore 17 Legnano Virtus Roma, alle ore 18 invece si giocheranno tutte le altre, si inizierà con Soundriff Menzana Siena contro Casale Monferrato, Treviglio Trapani, Reggio Calabria Tortona, Latina Agrigento, Biella Cagliari e Scafati Rieti. E Daniele inizia un po' ovviamente a scozzolarsi le carte perché inizia il girone di ritorno, Siena però ha subito una partita davvero dura contro la prima in classifica, com'è questo Casale? Sono forti, sono solidi, hanno un nucleo di giocatori con lo stesso allenatore che si conosco benissimo, infatti sono partiti alla grande e sarà una bella prova, non vedo l'ora. Non vedo l'ora, mi piace, questo è sicuramente incarna lo spirito che stavamo dicendo prima, non vedo l'ora. Sì, deve essere così perché altrimenti la settimana diventa lunghissima poi. Allora, noi invece non vediamo l'ora di mettersi in contatto con ed augurare intanto buon anno al nostro Giuseppe Nigro. Beppe, buonasera e grazie di essere con noi. Ciao, buonasera a tutti, è un piacere conoscerci. Allora, intanto buon anno, stavamo parlando prima con un tuo collaboratore qui in studio che comunque ha fatto... A nostro parere un ottimo articolo proprio sul nostro Daniele Sandri, ribattezzato Soundriff, che noi abbiamo qua in studio, te non ci vedi perché penso tu sia a Milano. Sì, 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 confermo anche il grande pezzo fatto dal maestro Binelli. Allora, Beppe, inizia questo 2018 purtroppo con una sconfitta da parte della Menzana, una posizione classifica un po' non veramente bella, questo lo possiamo sottolineare, possiamo dire, però c'è anche tutto un girone di ritorno. Sandri ha caricato veramente l'ambiente qua, o perlomeno lo studio, perché ha detto sicuramente sarà un girone di ritorno importante, ma sarà un girone di ritorno diverso. Beh, l'auspicio di tutti è il fatto che a dirlo non siamo noi osservatori, ma qualcuno della squadra ha chiaramente molto maggior valore. Di certo la squadra sembra lavorare bene, sembra raccogliere molto meno di quello che sta, per cui sta lavorando. La sorte normalmente in una stagione gira e per ora dalla parte della Menzana non è girata mai, anche due o tre volte girata chiaramente dall'altra parte, quindi magari anche quello contribuisce a cambiare un po' il ruolino, che però dopo un girone di andata da 6 vittorie e 9 sconfitte per andare ai playoff a ritorno dovrà essere più o meno il contrario, cioè dovrà essere 9 vittorie e 6 sconfitte e credo che ci si guarderà in faccia, ma dico qua scopro l'acqua calda, non dico niente di particolarmente interessante, ma ci si guarderà in faccia subito all'inizio, perché le partite contro le big del girone d'andata erano partite perdibili proprio perché erano in trasferta e contro le squadre più forti del girone. Adesso siamo in una fase di calendario in cui le big arrivano a casa della Menzana, fuori ci sono delle partite contro squadre di livello diverso, ma sono fuori, sono in trasferta, quindi la Menzana o riesce a strappare lo scalpo di qualche big o vince il mal di trasferta come finora è riuscita a fare solo a Reggio Calabria, altrimenti queste sono le uniche strade per poter immaginare un girone di ritorno diverso e per questo dico che si vedrà subito, si vedrà nel prossimo mese. Allora, hai parlato appunto di big che arriveranno qua in casa, esatto, non è un campionato, questo lo dicevamo prima, dove è facile vincere in trasferta, o comunque hai parlato anche di mal di trasferta ovviamente, è una situazione, esatto, è un trend che sicuramente andrà invertito, a tuo parere ci sono i numeri, c'è la possibilità per poterlo fare? È legato a fattori tecnici più che ambientali, che qualcuno fa male il pullman, cioè il problema è che anche qui scopro l'acqua calda, ma purtroppo l'analisi è quella, cioè che la Menzana finora a parte Reggio Calabria ha dimostrato di riuscire a vincere con l'attacco più che con la difesa quando c'era la cosa nuova interessante è che io credo che la partita di Tortona non vada interpretata come l'ennesima puntata di il mal di trasferta, ma
come un episodio in un periodo in cui c'erano stati altri due episodi interessanti, ma di segno opposto, cioè la vittoria della Reggio Calabria e la partita di Legnano, secondo me buona, sempre in trasferta. Dicevo dell'aspetto tecnico, cioè che la Mezzana purtroppo continua a essere, forse sarà sempre, una squadra che vince le partite ai 90 punti. Solo Reggio Calabria è stato un segnale di segno opposto, e le strisce di partita, magari un mezzo quarto, un quarto intero, in cui invece riesce a piazzare la zampata difensiva, cioè con l'intensità o con la zona, come si è visto a Tortona, che ha funzionato e che magari sarà interessante rivedere adesso, vedendo che produce risultati. Ecco, è in queste strisce più che nel trovare un'anima difensiva, che forse non ci sarà mai, ma nel produrre delle strisce all'interno delle partite, che probabilmente la Mezzana riuscirà a dare degli strappi che fin qui in casa riesce a dare con l'entusiasmo, con la carica, col canestro che magari si conosce meglio e tutto il resto, ma in trasferta obiettivamente le condizioni sono molto diverse. Anche perché non credo sia facile fare più di 90 ai vari Casale, Biella, Trapani, Tortona, Scafati, tutte squadre che dovranno venire qua, non credo sia facile farli più di 90 punti. Hai detto giustissimo. Allora Beppe, altra cosa che invece ovviamente si è parlato durante la settimana e con te volevo parlare è l'aspetto del mercato. Il mercato è vero, a Siena c'è il mercoledì, questa battuta scontata la facevamo prima, però ci sono, a tuo parere, ci saranno movimenti di mercato oppure no? Ma il discorso non è semplice, nel senso che poi decide la società. E prima di tutto, allora, sicuramente ci si è mossi per capire cosa c'è in giro e quali sono i movimenti possibili, e quello che si legge è frutto di questi movimenti, di capire cosa c'è di possibile e di fattibile, e poi magari se possono anche parlare. Ma il discorso che va fatto a monte è: alla società, dopo un girone d'andata del genere, cosa chiede la società questa stagione? E di conseguenza si potrà capire cosa potrà succedere sul mercato. Si dice, si ventila la possibilità che potrebbero non esserci interventi di mercato finché non sarà formalizzato il cambio societario, quindi con i nuovi assetti, con il nuovo presidente, però si parla del 18 gennaio. Ci sono in mezzo un paio di settimane, perdere in questo momento un paio di settimane potrebbe essere, non lo so, mi sembra la società più intelligente, non credo che faccia un ragionamento del genere, che sarebbe sbagliato, perché significherebbe tenersi il colpo in canna per dei giorni in cui la squadra invece ha bisogno di sangue fresco a prescindere da dove si decide ad intervenire, e quindi anche perché ci sono delle possibilità di mercato che quando si presentano le devi cogliere, non è che dici vabbè vediamo tra due settimane, che tra due settimane magari non ci sono più. Ultima domanda, Beppe Nigro dove interverrebbe eventualmente se avesse la possibilità di essere sul mercato per questa squadra? Si dibatte molto anche all'interno tra una guardia e un pivot. Secondo me la cosa giusta sarebbe in effetti tutte e due. Capisco che tu mi dici scegli uno. La cosa che ho detto anche parlandone col coach Binella che è lì presente, secondo me con una guardia, anzi con un pivot, lo fai per solidificare la squadra e salvare e essere sicuro di non avere brutti scherzi da qui alla fine della stagione. Con una guardia provi a tenere un'ambizione un po' più ampia, sì, però una guardia di un certo livello, che chiaramente è la guardia del livello di chi si presume che possa uscire. Io dico che magari prendere due giocatori non necessariamente fortissimi ma utili nei rispettivi ruoli, forse più o meno con gli stessi soldi che prenderne uno forte, forse più adatto e più utile per puntellare una squadra che io continuo a credere che non sia stata fatta benissimo. Beppe, grazie di essere stato con noi come al solito, buon anno e a presto. Un abbraccio a tutti. Grazie a Giuseppe Nigro, che possiamo leggere, potete leggere come al solito sul blog Pallacerchio e seguire sulla Gazzetta dello Sport. Concordi, condividi con il tuo direttore? Non potrei fare altrimenti. Assolutamente sì. Maurizio invece? Sì, anche se mi piacerebbe vedere questa squadra con un pivot, sono sincero, con un pivot un po' più robusto, un po' più di sostanza. Quindi se saresti più, tu dovessi spendere delle risorse, per un pivot... Sì, per il materiale che c'è già a disposizione,
forse un uomo di sostanza sotto lo vedrei più adatto. Ovviamente a Daniele non gli possiamo dovrei chiedere solo un jolly, ovviamente poi se il portafoglio fosse infinito allora a quel punto la fantasia ci smizzerebbe assolutamente. A Daniele non possiamo chiedere niente, ovviamente, che diplomatia non puoi. Vabbè, diplomatia, ma è ovvio che un pivot potrebbe però far comodo, ma potrebbe far comodo come potrebbe far Naguai, come potrebbe far comodo avere Michael Jordan, potrebbe far molto comodo. Però scherzi a parte, l'unica cosa che secondo me è fondamentale è proprio trovare una strada e proseguire per quella strada e fare in modo che quella strada vada bene. Questa è l'unica cosa che mi sento di dire sinceramente. Allora, abbiamo parlato di domenica che arriverà la nuova più Casale Monferrato, andiamo a sentire cosa ci ha preparato questa settimana per la presentazione. Ecco qua, lo vedo già pronto sullo schermo, coach Francesco Tubiana. Buonasera a tutti. Domenica arriva a Palestra la capolista del girone Ovest di Lega 2, la 9 più Casale Monferrato. La squadra di coach Ramondino ha chiuso il girone di andata con sole 3 sconfitte, grazie alla sua ottima difesa, la migliore del campionato per punti subiti. Roster quasi totalmente confermato rispetto alla stagione 2016-2017, a parte i due stranieri. Il primo acquisto è stato Jamar Sanders, guardia di 1,96, che dopo l'ottima stagione a Veroli nel 2014 è approdato in A1 alla corte di Maurizio Buscaglia con Trento. Insieme a Blizzard sono la coppia di esterni con più talento in squadra. Infatti stanno viaggiando a 17,3 punti di media, tirando quasi con il 50%, e a questo aggiunge 6,4 rimbalzi e 4,8 assist. L'altro straniero è Alexander Macius, centro croato di vecchio stampo, dotato di ottimi movimenti in post basso. La squadra di coach Ramondino sta esprimendo una delle migliori pallacanestro in questo girone di A2. Lo testimonia anche il fatto di riuscire a mettere quasi sempre 5-6 giocatori in doppia cifra. La squadra di coach Mecacci dovrà mettere in campo un'ottima prestazione difensiva, quindi non sarà la solita partita ai 100 punti, ma dovranno cercare di limitare le scorribande offensive di Casale Monferrato per potersela giocare alla pari, nonostante i molteplici infortuni e acciacchi fisici. Quindi l'appuntamento è per domenica ore 18 per la sfida tra Sanderif Menzana Siena e 9 più Casale Monferrato. Buona serata. Grazie a coach Francesco Tubiana per la sua scheda. È una squadra che esprime uno dei migliori basket di Serie A2, concordi in questo momento? È forse la migliore in assoluto? Ah beh, sì, tutte quelle che hai visto, sì, a parte la statistica, come sì, gioco sì. In generale. Beh, loro comunque negli anni passati io l'ho sempre visti giocare un bellissimo basket, molto solido e molto efficace. E bene, fantastico, saremo noi ad avere tante motivazioni a questo punto. Ma, esatto, giocare contro la capolista, però sicuramente ci sarà un trend diverso, cioè non concedere 90 punti, cioè non pensare magari di fare 90 punti contro Casale, sarà dura. Ma alla fine in carriera mia una cosa che ho veramente imparato a fare è che ogni situazione deve essere, diciamo, vissuta, quindi possono succedere delle situazioni, questa stagione l'ha dimostrato, possono succedere situazioni dove si può subire di più ma si fa meglio, possono succedere situazioni dove invece si mantiene, però secondo me ovviamente quello che ha detto è che bisogna difendere, questo sarà molto importante perché alla fine ti dà solidità alla difesa, ma bisogna anche segnare in attacco perché sennò non si può finire 0-0 le partite. No, questo assolutamente no. Maurizio, Casale Monferrato 24 punti, Biella, Trapani, Tortona, Scafati, Legnano, sono tutte squadre che comunque devono venire a Siena. Questo può veramente lasciare pensare a un girone di ritorno diverso da quello che ci può essere. Sì, l'ha detto Daniele stesso, è ovvio che è un girone di ritorno che può avere aspettative diverse. E si parte subito alla grande. Io credo che tutto sommato può essere la partita adatta al momento giusto questa,
perché se poi, soprattutto io questo non lo so, se vengono recuperati un po' di acciacchi e giocatori importanti riescono a recuperare un po' di condizione, credo che domenica ci siano tutti i presupposti per incominciare a tirare fuori quello spirito che è necessario se vogliono invertire il trend in questo girone di ritorno. Credo sia proprio una partita adatta al momento giusto. Partita adatta al momento giusto, Francesco? Sì, sì. Quindi penso anche io. Ci auguriamo sia anche un buon pubblico. Credo, che comunque... credo che in questo momento ci sia bisogno del supporto di tutti e questo è un elemento fondamentale. Certamente le ultime prove hanno lasciato un po' di amaro in bocca, perché comunque la squadra a Legnano ha giocato una signora partita, salvo poi buttar via negli ultimi 2-3 minuti con qualche scelta affrettata, con qualche condizione per cui sei stato punito anche troppo anche nel risultato. C'è bisogno dell'apporto di tutti in ogni senso, in ogni direzione. È chiaro, viene una squadra preparata, forte, strutturata, che gioca in questo momento la migliore pallacanestro, però comunque il campo a volte dà risposte anche diverse da quello che il pronostico dice, e questo è uno degli elementi che dovranno caratterizzare il ritorno, perché se altrimenti guardi a quello che è successo e al girone d'andata sicuramente parti un passo indietro. Partita adatta invece al momento giusto c'è stata anche e ce ne sono da diverso tempo invece anche per la Virtus, che ha battuto la Sinergy Valdarno 87-62 nell'ultima di campionato. Si è giocata anche però una grande manifestazione che è stata quella della Coppa Toscana, Maurizio, dove comunque è stato, al di là del risultato finale, un successo se non altro arrivarci e giocarsela fino in fondo contro il Pino, che è l'altra squadra sempre in testa. Sì, noi diciamo, ecco, a proposito, la partita di Synergy è venuta anche quella, è stata una partita forse arrivata al momento giusto, senza nulla togliere a Synergy, però obiettivamente dopo aver sprecato tanto in termini di energie mentali e fisiche, perché per una squadra del nostro livello giocare 3 partite in una settimana non è poco. Poi la semifinale è stata comunque abbastanza tirata contro Lucca e la finale è stata tostissima. C'è stato un po' di amaro in bocca. Noi sapevamo che per vincere la Coppa Toscana in casa loro dovevamo fare una super partita e invece probabilmente abbiamo fatto la peggiore partita del campionato. O meglio, bisogna essere onesti, ci hanno fatto fare la peggior partita del campionato, perché dal punto di vista dell'impegno ai miei ragazzi o della concentrazione ai miei ragazzi non c'ho da dire niente, tranne purtroppo gli ultimi 2 minuti di secondo quarto, dove abbiamo subito un parziale di 12-0 che ci ha tagliato un po' le gambe, perché dopo risalire è stata tosta. Però tutto sommato siamo soddisfatti. Ritorniamo nel nostro campionato. Sabato abbiamo una partita importantissima contro Val di Sieve, che è due punti dietro a voi. 20 punti e 22 voti. Sì, esatto. È giusto. Però alla prima di andata ci ha battuto. Quando eri, diciamo, meno matto di Olleia e Simeoli, se non sì, ero. Però ci ha battuto. Si parla sempre dei presenti e mai degli assenti. E dunque è una partita di alta classifica che dobbiamo affrontare con grande attenzione, preparare bene. Stiamo acquisendo delle certezze, una tra tutte la nostra difesa. Siamo la miglior difesa del campionato, noi ci appelliamo molto alla nostra difesa, da lì prendiamo ritmo, fiducia. Val di Sieve è una squadra robusta, noi siamo una squadra un pochettino più leggera, però credo con più talento. Bene, ne parliamo comunque tra pochi istanti, ci fermiamo per questa seconda parte di Basket Forum, a tra poco. Terza parte di Basket Forum, con noi Maurizio Tozzi, Daniele Sandri e Pierfrancesco Pinella, che ci stava un po' raccontando di quello che accade nei post gara. Durante la gara. La bravura degli altri. Abbiamo iniziato il discorso con Maurizio Tozzi per quanto riguarda la Virtus, che lo ricordiamo sta facendo di fila, quante ne ha vinte?
Abbiamo vinto 10, poi abbiamo perso a Montale supplementari. 10, quindi il appuntamento è per sabato prossimo, alle 21. Ore 21 contro Val di Sieve. Contro Val di Sieve, secondo me. Comunque classifica. Inizia il girone di ritorno. Inizia il girone di ritorno, il campionato poi sarà lungo perché ci sarà un playoff lunghissimo. È un campionato cortissimo nell'alta classifica, dunque non possiamo permetterci passi falsi perché sia Pino, sia Lucca, Val di Sieve stessa, Montale, sta rientrando Castello, non perdono quasi mai, non ci sono scivoloni inattesi. E dunque dobbiamo. Quindi conteranno poi gli scontri diretti. Bravissimo, conteranno molto gli scontri diretti. Noi peraltro sabato dobbiamo ovviamente pensare a vincere, abbiamo anche una differenza canestri di meno 9 se mantenendo in considerazione qualora l'opportunità qualora si potrebbe lavorare anche su quell'aspetto lì, però insomma inizialmente dobbiamo vincere. Non è facile ovviamente, l'abbiamo detto prima, anche per Maurizio tenere, comunque questa è una squadra che si ritrova nel Serie C, girone God, un po' per combinazione, questo lo possiamo dire perché sì, no, loro l'anno scorso hanno avuto una retrocessione rocambolesca per un canestro, dunque ovviamente poi non è la serie che merita in questo momento la Virtus, e penso che il lavoro di Maurizio, non è che lo dico perché è qui, è quello, è stato molto abile anche sotto il punto di vista di mantenere un equilibrio, di non far credere che tutto sia già cotto, già fatto, anche perché poi ci sono squadre che non lasceranno niente al caso come Firenze e Lucca e lo stesso Val di Sieve, però insomma anche di tenere sempre un profilo basso, almeno dalle interviste ho visto sempre questa tua caratteristica. Ma io però devo dire anche una cosa, io sono molto fortunato quest'anno perché a parte sono partito un po' facilitato perché io conoscevo buona parte del gruppo essendo stato loro assistente 3 anni fa, facemmo i playoff, sfiorammo la promozione in Serie B già allora, poi mi sono dedicato un po' più al giovanile, quest'anno sono rientrato in prima squadra, però io sono molto fortunato perché ho a che fare con dei ragazzi veramente in gamba, che hanno testa, hanno cuore, hanno voglia di lavorare in palestra. Ho la fortuna di avere tutti i giocatori che vengono da percorsi giovanili molto importanti, ricordo Imbro e Olley hanno fatto finale scudetto a livello under 20, Lenardon e Stefano Simeoli, per loro la pallacanestro è stata una professione e dunque hanno testa e mentalità per lavorare in un certo modo, insomma ecco un gruppo veramente di grande spessore, di grande livello, dunque questo sono senz'altro facilità. Pier Francesco invece purtroppo mi dice tutte le volte mi inviti, però noi perdiamo di uno, però sì. La partita dopo credo che te lo ridico domenica sera 69-70 purtroppo contro la scuola basket Arezzo, che comunque è una squadra che si trova seconda in classifica dietro, cioè a San Vincenzo e Carrara, con le quali hai perso, mi ricordo, sì, di 2 e di 1 punto come sta andando? E com'è andato? Ma senti, allora sta andando probabilmente al di sotto di quello che ci aspettavamo, sinceramente. Questo senza nulla togliere al lavoro dei ragazzi, però abbiamo perso troppe partite di 1 punto, 2 punti, sbagliando nei momenti cruciali, anche cose anche abbastanza semplici, dimostrando di stare in campo contro tutti, davvero, con un discreto equilibrio. Abbiamo perso 7 partite, quelle abbiamo perso con più scatto di 6 punti, e francamente è una frustrazione abbastanza grande per quello che è stato il percorso. C'è stato l'inserimento di Cessel in corsa? Sì, abbiamo inserito Cessel in sostituzione di Spampani, devo dire che ci ha dato una dimensione un pochino diversa, anche se ovviamente su un utilizzo limitato di minuti. Domenica eravamo senza di lui e senza Tognazzi, però questo ci è successo anche quando eravamo al completo, e questo deve essere un dato che ci fa abbastanza riflettere, perché ti ripeto, abbiamo perso la 4ª partita di 1 punto sbagliando tiri aperti in fondo, molto importanti nel momento, però costruiti dalla squadra, dal lavoro, dal passarsi la palla. Non possiamo pretendere molto di più, cioè non possiamo pensare di trovare altre soluzioni. Certamente è un aspetto sul quale dobbiamo lavorare, e ora è diventato forse un aspetto condizionante, perché chiaramente ogni volta
piace questo tipo di situazione, di pressione. Venivamo da partite vinte anche con scatti importanti, questo chiaramente ci condiziona quando siamo in campo. Domenica prossima vai a Quarrata. No, giochiamo in casa con Quarrata, La prima di ritorno, giochi in casa con Quarrata sabato, scusami, alle 1:15, perché domenica giocheranno il basket femminile. È una squadra che comunque sulla carta è abbordabile a 6 punti. Sì, ti devo dire che a 6 punti abbiamo parlato di partite giuste al momento giusto, questa può essere. Sì, ti devo dire che Quarrata per gran parte del girone di andata aveva vinto una partita sola all'esordio contro di noi di 2 punti dopo eravamo stati avanti di 15, quindi è stata una di quelle partite per cui ci sono rimaste in gola. Ed è, come diceva Daniele prima, la prima partita del girone di ritorno che vogliamo, deve essere per forza diverso, perché non pensiamo di essere inferiori a nessuno, i risultati lo hanno dimostrato, e ci facilita una classifica che è molto corta, confermando l'equilibrio di questo campionato, dove davvero squadre anche importanti sono andate a perdere con la penultima o con squadre di rango minore, se la carta lo può confermare. Bene, hai possibilità di, hai visto quello che accade in queste altre serie, oppure quando esci dal palazzo ti isoli un po'? No, tendo a isolarmi abbastanza, quindi non sono molto informato. Non vivi le realtà delle altre squadre di Siena, ho capito. Quindi noi andiamo invece a vedere quello che ci ha preparato il nostro Andrea Sguerri, che ti invece segui. Che io ho allenato, che hai questo allenato, non è un bel segno, perché vuol dire che avevo ancora i capelli. Allora, la sua rubrica Ritorno al passato, andiamo a vedere cosa ci ha preparato questa settimana. Buon basket a tutti, buon anno e bentornati. Abbiamo durante le vacanze di Natale fatto revisionare la nostra DeLorean, tutto a posto, dice la motorizzazione, abbiamo anche rabboccato l'olio e quindi dobbiamo solo vedere dove ci porta per questa prima settimana del 2018 il nostro display. Agosto 1975, mentre la Fiat sospende la produzione della 500 dopo 18 anni, a Šiauliai, città lituana famosa per la collina delle 100 croci, resa celebre anche da un pellegrinaggio di Giovanni Paolo II, lì a Šiauliai nasce un giocatore che sarà amato in maniera viscerale da Siena e sarà un amore ricambiato dal protagonista di questa settimana, Mindaugas Žukauskas. Šiauliai è anche la culla cestistica di Minda, che lì inizia a giocare tra i professionisti, ma ben presto le sirene dello Žalgiris iniziano a far sentire le loro suadenti melodie e infatti dal 97 al 99 è a Kaunas, dove vincerà 2 scudetti, una Coppa Saporta che poi visserà con il successo personale, come successo personale a Siena, e una Coppa dei Campioni. Così, tanto per gradire, diciamo. A seguire il trasferimento a Lubiana, dove per non perdere il vizio alla fine dell'anno alzerà insieme al resto della squadra il trofeo nazionale. Nel 2001 l'arrivo alla Menzana, seguendo un po' quel vento dell'est che stava rivoluzionando la squadra. Ecco, i primi che lo vedono giocare pensano al classico lituano, occhi di ghiaccio, polso robotico, movimenti di tecnica pura e niente più. Ma è solo una prima impressione, perché in realtà c'è molto da grattare sotto quella scorza di nordico esponente della razza maschile. E lì sotto si scoprirà un temperamento solare, pieno, giocoso e che sa stare allo scherzo. All'inizio però un po' un'acqua cheta, come diremmo noi a Siena. A parlare per lui c'è il campo, dove sa fare davvero di tutto, segnare, difendere, giocare in più ruoli e dare aggressività. Certo, non è Minda uno da 25 punti a partita, ma come il signor Wolf di tarantiniana memoria ha una dote davvero impagabile, risolve problemi. C'è bisogno di un 3 punti in un momento chiave, un sacrificio difensivo, un recupero nascosti da sotto le foglie? In ogni caso, contattare Minda o Cimusa, come lo chiamano a volte in spogliatoio per come sa cancellare l'avversario in difesa, o il sindaco, come comincia a chiamarlo un po' tutta la città dopo un coro della curva che diventa ben presto virale.
se abiti a Siena 5 anni, per come siamo fatti noi senesi, un soprannome nuovo lo puoi trovare davvero dietro ogni angolo. Infatti è quello che succede anche allo spadaccino del Baltico, altro epiteto del nostro, che però ben descrive la sua capacità di saper rimanere concentrato dentro a ciò che fa e saper dare anche poi il colpo di grazia quando ce n'è bisogno. Come per esempio in quella semifinale contro l'Hapoel Gerusalemme, che di fatto spianerà la strada per Lione e per la vittoria della Saporta, in cui Minda farà pentole, coperchi e mestolini, e andando a marcare un po' tutti, anche quelli dello staff avversario, nella metà campo difensiva senese. Una prova davvero a 360 gradi. Ad essere più cerusico di lui in quel periodo è solo Mantidas, il figlio di 4 anni di Zuhauskas, che negli intervalli delle partite ha il 90% fisso dalla linea dei tiri liberi. L'abbraccio con Siena sarà via via più stretto, caloroso, come il suo sorriso a 72 denti che si apre la sera dei festeggiamenti in Piazza del Campo per il primo storico scudetto bianco-verde, in cui, salendo in cima ai tavoli, canta e danza come un derviscio impazzito. Con la Mezzana disputerà 193 partite e più di 1000 punti segnerà in campionato, numeri che non sono certo, diciamo, degli anacardi. Prima di finire la carriera, un'esperienza a Pesaro e poi il ritorno definitivo a Šiauliai, sua città di nascita, dove tutt'oggi ricopre l'incarico di GM. Ah, e poi però, come una teca di gioielli a parte, ci sono le sue esperienze in nazionale. 10 anni con la maglia lituana, 10 anni giocando con dei grandissimi, con dei talenti pazzeschi, Sabonis per dirne uno, con un bronzo ai mondiali da giovanissimo nel 96 e la vittoria agli europei in Svezia nel 2003. Per dire però quanto in quel periodo Minda sia già legato a Siena, si racconta che al ritorno da quella vittoria agli europei a Kaunas, alla domanda di un giornalista su come si sia sentito in quel momento, Minda abbia risposto in una maniera non troppo lituana: a bollore. Quindi questo fa capire quanto già il legame con Siena fosse a doppio filo. A Siena, a Palazzo, se non quello comunale, sicuramente quello dello sport, ci sarà sempre uno e un solo sindaco. Grande Minda. Ciao! Facciamo due tiri a canestro? E rimbalza la palla. E niente. Beh, inizia un po' male la percentuale da fuori, 0 su 1 il 2018 per Andrea Sguerri, che come giocava? Bene. Bene. Tuo bene. Mentre Maurizio si ricorda bene e Zuhauskas se lo ricordi bene. Come? Altri tempi. Come? Allora, per quanto riguarda invece i risultati del basket femminile, il Drago e la Fornace ha perso 39-30 a Ghezzano, giocherà domenica prossima ore 18 contro Figline, però rimane sempre quarta la squadra di coach Fattorini, che ha a che fare con diversi infortuni, e invece si è giocato in settimana e dovrebbero esserci anche le immagini attraverso anche il nostro Basketball Academy, Mezzana Basketball Academy, il derby tra Mezzana e Virtus, che si è concluso per 77-63, e qui ringrazio anche coach Marco Armellini che ci ha fornito gli highlights della partita. Maurizio, probabilmente eri presente. Che partita è stata? Beh, è stata una buona partita, per quanto ci riguarda direi ottima, perché gli abbiamo tenuto testa per tre quarti abbondanti. Poi oggettivamente di là c'è più talento e più struttura, però è stata una partita complessivamente di buon livello, divertente. Credo che faccia piacere a tutto il movimento cittadino, no? Che ci siano due squadre a livello giovanile che possono comunque divertire. Daniele, hai modo di vedere invece le giovanili a Mezzana, a parte il discorso di Simonovic e di Cefic, che comunque sono due giocatori importanti, è una buona squadra questa Under 20, che comunque ogni tanto vi dà supporto anche in prima squadra. Madonna.
Assolutamente, soprattutto ultimamente ci sta dando un supporto incredibile, veramente. Sono ragazzi con molto talento che si vede che hanno voglia di imparare, di prendere esempio, e questa è una cosa che a me piace moltissimo, perché il segreto veramente per un giovane, e non solo, è la crescita, sono i margini di crescita, e se si intravede quel tipo di desiderio e di potenzialità sul crescere, vuol dire che il giovane vale molto. Atteso ovviamente fra tutti è Simonović, che è un giocatore che comunque sta crescendo, è un punto molto importante. Assolutamente. E, mentre una buona cornice di pubblico, e comunque per crescere coach Binella c'è sempre importanza, l'importanza va data anche all'aspetto tecnico. In questo caso parliamo di Daniele Ricci e di Michele Catalani, che sono due allenatori che comunque stanno dando veramente un ottimo contributo a quello che è il basket giovanile. Sì, credo che siano le due persone più adatte per diciamo portare avanti quello che sono i progetti di queste due società. Daniele Ricci alla Virtus rappresenta un nome importante, perché è stato al posto di Maurizio facendo anche delle stagioni importanti con la prima squadra, e si è calato diciamo nuovamente nella realtà del basket giovanile, se così possiamo chiamarlo, anche se si parla di una squadra del 20. Io ho visto un paio di volte giocare la Virtus, devo dire che mi piace molto lo spirito con cui stanno in campo, soffrendo a volte un po' fisicamente, un po' il talento, un po' la profondità delle altre squadre, ma è un campionato di un livello abbastanza importante, che viene giocato su un territorio anche vasto, perché fanno trasferte molto lunghe, molto impegnative, che è una situazione anche che si aggiunge alla complessità tecnica. Michele Catalani credo che stia portando avanti ormai con un'esperienza riconosciuta, marcata, il progetto del settore giovanile della Menzana. Ha il vantaggio di essere già stato qui in momenti diversi, ma credo che stia portando avanti un'idea giusta di pallacanestro per il livello a cui la società tende ad essere. Quindi credo che siano due importanti specchi di come si porta avanti un'idea o un progetto, coscienti delle proprie possibilità. Non è né più giusto né più sbagliato, deve essere semplicemente commisurato a quello che è il momento, la situazione e il diciamo materiale, per usare una brutta parola, che si ha a disposizione. Se non erro, anche abbiamo parlato di squadre, anche gli arbitri, perché abbiamo un buon Martino Galasso, mi sembra che era, no, non è lui, allora gli assomigliava comunque. Sì, vero, pensavo fosse lui, io non ero presente, però pensavo fosse lui, perché abbiamo avuto trasmissione, però magari cogliamo l'occasione per salutarlo, che Martino, ricordiamo, sta abitando in Serie A, anche lui, ce lo ricordiamo, molto giovane, giocatore della Menzana. E io l'ho allenato. E l'hai allenato, e ora invece è arbitro. Anch'io, il che vuol dire, non siamo stati forse tanto capace a farlo diventare un giocatore, però se stai bravi sicuramente il regolamento gliel'abbiamo diciamo spiegato, almeno agli albori. Daniele Sandri questa sera dirà: sono mezzo a due superuomini, questi allenano e lavorano e fanno diventare anziani, anche gli arbitri. Tanto siamo anziani. Vabbè, lui è particolarmente giovane, se non erro 90, classe 90, 90 sì. Quindi particolarmente giovane. Noi siamo in chiusura, e quindi io intanto vorrei ringraziare i nostri ospiti, la nostra regia, Franz ovviamente, Diego qui al cameraman, e per quanto riguarda il nostro Marco Giudici. Ringrazio Maurizio Tozzi e in bocca al lupo ovviamente. Grazie. Per il proseguo del campionato. Grazie, e complimenti. Grazie. Ringrazio la Menzana, ovviamente ringrazio anche la Virtus, ringrazio la Menzana e ringrazio Daniele Sandri per essere stato qua con noi. È stato un piacere. Appuntamento a domenica, non dico niente, noi saremo presenti alle ore 18 con Sandro Bonelli e Andrea Zanotti, e vogliamo veramente vedere lo spirito che ci ha trasmesso anche stasera Daniele Sandri da parte di tutta la squadra. Ci aspettiamo veramente una grande partita. Sarà così. E ci auguriamo che ci sia parecchio pubblico, tantissimo pubblico alle ore 18. Grazie anche a Pierfrancesco Binella. Grazie a voi. E anche a te dico in bocca al lupo ovviamente, e sfatiamo, prima di venire qua perdi di uno, però è importante che quando poi giochi quella dopo spero mercoledì di non tornare. Noi vi lasciamo all'MVP della settimana, che ahimè questa settimana è stato il buon Sorokas, che ha fatto pentole coperchie Sorokas e ha fatto pentole coperchie a Tortona. Vi diamo l'appuntamento a mercoledì prossimo per quanto riguarda Basket Forum. Invece noi ci vediamo e ci sentiremo domenica prossima ore 18 con Sandro Bonelli e Andrea Zanotti per raccontarvi le vicissitudini tra Menzana, Sandrif Menzana Siena e Casale Monferrato. A tutti un cordiale buonanotte.